Então, nós desse. Filha, sabe? Verità non si verifica, la verità non si specifica, perché ci vuole coraggio per dire sono codardo. Metti una maschera sopra la maschera che già ti metti ogni giorno. Con questa macchinella ti do un attimo che non si capisce solo. Casa, chissà se c'è sulla sua vita, non si può più fare. Se cambieranno il cielo, resterà tutto com'è. Se parleremo di brani, ma da ciò che non è brano. Secolo, prendi la tua verità per la luce. Dopo basta non chiederlo, non credo che il mondo torni di quello di prima. E nemmeno lo spero, no, e nemmeno lo spero. Ero solo davvero, una coscienza di zero. Verità non significa, la verità non giustifica, tempo di farsi domande, mettere l'ego da parte, poi dopo prendi di cash, sarò felice lo sempre. Ciò che diventa che ho è, conformissima con me. Sono soffocati i gli amici, con la madre non capisci, forse questo, forse siamo solo più egoisti, forse cani non ti fidi, forse nel senso che eravamo razzisti. Mondo che si fonda su ingiustizie, per chi sta sul fondo di questo dopo-pincer, da te sono profondo solo quando sono triste, non finire. E io che non sono più. Bene, buongiorno a tutte e a tutti, care ragazze e cari ragazzi. Iniziamo questo percorso dedicato alla personalità proprio con una canzone di Marracash, l'ultimo album appena uscito nel 2022, Noi Loro e gli Altri, intitolato appunto Io, canzone dove Marracash cerca insomma di interrogarsi su chi è, qual è la sua identità, cosa significa personalità. Questo album, Noi, Loro e gli Altri, come anche il precedente dedicato appunto a Persona, proprio intitolato Persona, il musicista milanese si concentra proprio su questa parola. La parola persona. Che cos'è una persona? E dunque, per noi che studiamo psicologia, che cos'è la personalità? Sappiamo che precedentemente all'album Noi, Loro e gli Altri di questo rapper è uscito nel 2019 un altro album che si chiama Persona, dove appunto il cantante, diciamo così, struttura l'album con un concetto, no? Per cui ogni canzone rappresenta una parte della persona, i denti, il cuore, gli occhi, lo stomaco. Allora, a ciascun organo una caratteristica personale che è, diciamo, il contenuto poi della canzone. E c'è una canzone in particolare che adesso vi faccio sentire, Body Parts, che ci racconta proprio che cos'è la persona? Perché Marracash citerà all'interno di questa canzone
una delle frasi più interessanti, più significative, più profonde di un film famosissimo del regista svedese Ingrid Bergman. Ma prima ascoltiamo. Devo stendere il cielo prima. Sono sei barone qua a Milano, vieni che ti vengono pure da tutti. Siamo tutti persona, che non faccio dopo che per stare come gli altri, o fai di come le valore, faccio che io sono una pizzera che arricchia dove si sta bene. Sono una tela bronzina coteca come Cristo morto mantegna. Sono su Defender in Kenya con la cantante italiana più pregna. Sembra che più li mando a fanculo più mi cercano. Perché la mia ribellione le vogliono vendere. Giro senza guardia del corpo. I miei amici sono la guardia del corpo. Il rispetto alla guardia del corpo. Quello che ho scritto. Trovo un futuro, non accetto me, tenta di mostrare che nessuno sa che c'è con me, canto bene quasi quando faccio rap, come se ci fosse Marrakesh, tipo di Marrakesh, scatto in piedi tipo Night to Meet You, gli armi che si chiama Fatto altro che Me Too, e tutto cammin d'anima in arrivo, se peggio di cerchio. Cazzo nello sguardo, frate sangue caldo, certo cuore dentro di me, ma per accedere là, mi levo la pelle come roccia, e roba in via, si tornano in radio. Il sera in quartiere, lo scheletro, la fede, le mie preghiere, io vedo la faccia buona solo per i miei, che quando vedo il prenga bene, perdono al mio ego, fatti quanti fai, vuoi mangiarmi il fegato, ma non lo fai, ma non metto fai, metto fai, questo io ti perso, sempre questione di soldi e vivi nel resto di conversazioni, poi vedo chi sfida i miei occhi se fosse di conservazione. Ecco qui. Non sento ciò che serve di me e ciò che serve a me stesso. Per questo ti do un senso di vertigine di essere scoperto benissimo perché ogni parola ogni sorriso sbocca e ogni gesto presina. Bene, dunque quest'ultimo passaggio fondamentale, tu insegui un sogno disperato, questo è il tuo tormento, tu vuoi essere, non sembrare di essere, ma c'è un abisso tra ciò che sei per gli altri e ciò che sei per te stesso e questo ti provoca un senso di vertigine per la paura di essere scoperto, messo a nudo, smascherato, poiché ogni parola è menzogna, ogni sorriso smorfia e ogni gesto falsità. Questa frase è la frase che Marrakesh, diciamo così, raccoglie da Persona, questo film sperimentale del 1966 di Ingrid Bergman. Protagoniste della pellicola sono due donne, Elisabeth e Alma. La prima, Elisabeth, è un'attrice che, insomma, dopo aver riso durante la rappresentazione teatrale dell'Elettra, si chiude in un volontario mutismo, in una catatonia, totale. Dunque viene mandata al mare, alla, diciamo, specie di casa di riposo, affiancata da questa infermiera Alma che di fronte al silenzio della donna si apre completamente a lei. Dunque è un film che racconta una serie di passaggi intimi della vita privata che finiscono a un certo punto per creare una sorta di confusione
tra l'identità di Elizabeth e quella di Alma, per cui il tema centrale di questo film è proprio il tema del doppio. Io, non io, persona, personaggio. Questo è il punto su cui oggi noi proveremo a riflettere, introducendo appunto questo capitolo dedicato alle scienze della personalità, cioè quelle scienze che in psicologia hanno studiato la personalità utilizzando un metodo scientifico. Ma di questo parleremo poi approfonditamente dopo. Dunque, che cosa significa persona e che cosa studia la psicologia della personalità? Quali sono gli interrogativi che ci poniamo quando parliamo di personalità? Poiché quando studiamo uomini, l'essere umano, noi studiamo l'essere umano come essere uguale ad altri uomini. Pensiamo proprio alla sua natura, no? Alla natura anatomica. Noi siamo uguali ad altri dal punto di vista della natura. Ma studiamo anche gli esseri umani come uguali solo a qualcun essere, a qualcuno di questi. Per cui quando noi studiamo la personalità dobbiamo tenere sempre in conto anche a, diciamo così, caratteristiche simili e differenti con altri. Quindi noi studiamo l'identità all'interno di un gruppo, no? E l'identità all'interno di un gruppo può essere simile o differente. Ma quando studiamo personalità, studiamo anche l'unicità, la singolarità, l'originalità dell'individuo, quindi la sua, diciamo così, unicità, la sua unicità. Dunque, ogni uomo è uguale agli altri uomini, ogni uomo è uguale solo a qualcuno e ogni uomo è diverso da chiunque altro. Questi sono i tre livelli che noi dobbiamo, ragazzi, tenere in considerazione quando studiamo la personalità, il fatto che l'essere umano è un animale, il fatto che l'essere umano è, diciamo, un animale culturale e quindi si differenzia rispetto alle proprie caratteristiche, il fatto che l'essere umano è unico nel suo stile, diciamo, nella sua esistenza e nel suo essere. Dunque, questo ci porta a dei problemi perché noi come facciamo a studiare la personalità tenendo conto di questi livelli in maniera oggettiva? Come facciamo a studiare l'uomo come uguale e differente dagli altri esseri umani allo stesso tempo? Ebbene, dunque, questo è il primo punto che dobbiamo cercare di inquadrare. Il secondo punto, più da un punto, diciamo così, etimologico della personalità, è appunto questo. Personalità deriva da persona, che nel latino, quindi nell'antichità, era la maschera di legno indossata dagli attori nel teatro dell'antica Grecia e d'Italia. Maschere i quali tratti del viso erano esagerati perché meglio potessero essere rilevati dagli spettatori. La bocca era fatta in modo, insomma, da rafforzare il suono della voce, e dunque questo permetteva di arrivare, no? Era necessario arrivare al vasto teatro. Sappiamo che i teatri erano molto grandi, quindi la maschera funzionava come cassa di risonanza, no? Dunque, persona significa in latino maschera, vocabolo che era applicato per esprimere l'individuo che era rappresentato in scena, eh? Oggi noi chiamiamo questa cosa personaggio, no? Possiamo dire anche appunto uomo qualsiasi, diciamo oggi parliamo più di guarda che figura, che persona, anche relativamente al corpo e alle sue qualità. Ma anticamente la persona era appunto la maschera. Dunque, oggi personalità si usa, no? Anche su diverse altre dimensioni. Pensate al culto della personalità in politica. No? Per cui questa supina condiscendenza alle direttive di un governante a discapito del paese e delle altre persone, no? O nel linguaggio filosofico, qualità della singola coscienza che è separata e differente dalle altre. Dunque, il termine persona è un significante, come ogni significante
cambia a seconda del contesto, della storia e dei discorsi che in cui entra a far parte. Ma noi qui non ci occupiamo di filosofia, noi qui non ci occupiamo di politica, ci occupiamo di psicologia. Dunque, noi dobbiamo inquadrare il come la psicologia ha studiato la personalità. La psicologia studia la personalità da un punto di vista tridimensionale, diciamola così, da un punto di vista strutturale, da un punto di vista processuale e da un punto di vista dello sviluppo. Per quanto riguarda il punto di vista strutturale, dimensione strutturale, la psicologia della personalità studia appunto la personalità nelle sue caratteristiche, nei suoi tratti, tipi, che adesso vedremo, che la organizza. Dal punto di vista del processo, della dimensione del processo, la scienza della personalità studia cosa determina la personalità, dunque quali sono le cause e gli effetti che determinano quel tratto, quel tipo, quel carattere particolare di personalità. E poi terza dimensione, lo sviluppo, cioè quali sono le ragioni del comportamento di un individuo che sono ragioni dettate dalla cultura, ma anche da fattori genetici. Dunque, noi dobbiamo studiare il cosa è una personalità, struttura, il come è la personalità, processo e il perché è personalità, cioè sviluppo. Per quanto riguarda la struttura, intendiamo i veri e propri mattoni della personalità, cioè gli aspetti che sono stabili e durevoli nel tempo. Questi aspetti stabili e durevoli nel tempo sono il tratto e il tipo. Il tratto è, diciamo così, quella carattere, quell'elemento coerente al variare delle situazioni del comportamento, cioè è la coerenza della risposta individuale al variare delle diverse situazioni. Cioè io mantengo quella carattere, impulsività, che io sia in cucina a cucinare, in classe, quando sono, che ne so, in una manifestazione o a messa. Cioè, ho quel tratto di impulsività che è durevole e coerente nel tempo. Il tipo, invece, il tipo che è appunto invece formato da una serie, da una costellazione di tratti differenti, ok? E generici, generali. Dunque, se il tratto è il mattone della personalità, possiamo dire che il tipo è il muro di questa personalità, il muro frontale, il muro laterale. Ma è l'insieme dei mattoni. Quando parliamo di processo, intendiamo, abbiamo detto, il come è quella personalità. E dunque noi dobbiamo tenere conto di tutte le motivazioni che entrano in gioco per definire come è quella personalità. A volte motivazioni semplicemente edonistiche, di piacere. Quindi l'uomo ha quella personalità perché tende a ricercare il piacere e a rifuggire il dolore. Oppure motivazioni legate diciamo, al bisogno di autorealizzazione, alla realizzazione del proprio potenziale, alle ambizioni, alle appunto motivazioni intrinseche, ai desideri. Oppure possono esserci motivazioni più, diciamo così, riflessive, cognitive, cioè il bisogno di essere coerenti e diciamo così, conoscere. Quindi avere una volontà del conoscere per comprendere gli eventi. La nostra personalità è definita, influenzata anche dalla nostra motivazione a conoscerci e conoscere le altre persone e il mondo. E poi motivazioni alla competenza, cioè motivazioni che riguardano invece più le capacità, i talenti, le predisposizioni che ogni essere umano ha con l'ambiente. Quindi le motivazioni sono quelle che, intrinseche e estrinseche, riguardano il come si processa, si forma, si elabora la personalità. E infine, la terza dimensione è la dimensione dello sviluppo, cioè ogni personalità è sempre determinata da fattori che possono essere genetici oppure ambientali.
genetici, cioè sono quei fattori ereditari, chiaramente, che fissano un insieme di risposte e che trapassano, diciamo così, le generazioni, che rimangono da una generazione all'altra perché sono appunto ereditate e genetiche. Oppure fattori ambientali, cioè tutti quei fattori che ci influenzano, ma che sono di tipo culturale, che sono legati all'ambiente familiare in cui sono cresciuto, alla classe sociale a cui appartengo. Dunque, fattori ambientali e fattori genetici determinano la personalità nel suo sviluppo, nel suo procedere nel tempo. Ricordiamoci che noi siamo scienziati della personalità e dunque noi utilizziamo un metodo rigoroso e scientifico per studiare questo oggetto, cioè la persona, la persona. Ma qual è il metodo che viene utilizzato dagli scienziati della personalità e dalla psicologia della personalità? Beh, intanto per capire qual è il metodo, noi dobbiamo definire che cosa sono i dati, gli obiettivi e la ricerca, cioè lo studio scientifico della persona deve tener conto di dati, cioè informazioni misurabili, personalità, gli obiettivi, cioè che cosa andiamo a studiare della personalità e come raggiungiamo questi obiettivi, e infine come facciamo ricerca sulla personalità. Vedremo che questi tre, diciamo così, aspetti della metodologia di studio della personalità definiscono un certo tipo di studio della persona. Partiamo dai dati. Abbiamo detto informazioni misurabili che vengono raccolte sulla personalità. Sono di quattro tipologie. Esistono quattro tipologie di dati che in maniera sintetica analizzeremo con l'acronimo LOST. L, che sta per Life Record Data, cioè le informazioni sulla persona. O, che sta per Observer Data, cioè le osservazioni, la classificazione dei dati che osserviamo. Self-Report Data, cioè le informazioni riportate dallo stesso soggetto. E i Test Data, cioè le informazioni che arrivano dagli esperimenti. Allora, i life record data, cioè le informazioni sulla persona, riguardano la storia autobiografica, i resoconti personali, diciamo così, che abbiamo su di quella persona. Quando è nata, in che famiglia, il parto come è stato, le informazioni cosiddette anamnestiche sulla vita biografica di quella persona. L'observer data invece sono quelle osservazioni che noi trascriviamo direttamente o indirettamente attraverso strumenti indiretti, attraverso magari i racconti che ci fanno gli altri, per esempio, di quella persona. I self-report data invece sono le informazioni che vengono riportate proprio dal soggetto attraverso test e questionari. Quindi è il soggetto stesso che risponde a dei test o a dei questionari sulle proprie caratteristiche di personalità. E infine i test data, cioè le informazioni che ci arrivano invece dagli esperimenti, cioè da situazioni dove, diciamo così, vengono fatte situazioni, diciamo, di studio della personalità, viene fatta in laboratorio attraverso il controllo delle variabili. Pensiamo ai test del quoziente intellettivo, ma anche le procedure sperimentali che abbiamo anche visto in altri ambiti, nelle emozioni, piuttosto che nella memoria, piuttosto che nella percezione, cioè gli esperimenti veri e propri dove si studia la personalità all'interno di un laboratorio. Dunque, life record data, observer data, self report data, test data, lost, sono, diciamo, tutti quegli strumenti che ci permettono di raccogliere informazioni sulla personalità che siano misurabili. Quando studiamo la personalità, noi però dobbiamo tenere conto anche degli obiettivi, cioè di avere dei risultati su questo oggetto di studio che è la personalità, dei risultati che siano attendibili e validi. Attendibili nel senso che questi risultati possono essere ritrovati anche in esperimenti diversi,
L'attendibilità di un esperimento riguarda il grado di replicabilità dell'esperimento. Rifaccio l'esperimento di nuovo, mi vengono gli stessi risultati. E poi la validità di un esperimento invece riguarda il grado di corrispondenza tra risultati e fenomeni osservati, cioè la corrispondenza. Io studio, diciamo così, l'impulsività e l'introversione di una persona, devo osservare comportamenti che riguardano l'impulsività e l'introversione. Non posso studiare, la percezione visiva, e come la persona, diciamo così, ha dei momenti di creatività e l'insight. Non c'entra niente, non corrispondono. Diciamo così, l'obiettivo dell'esperimento è il fenomeno osservato. Bisogna tenere conto anche del comportamento etico, cioè del modo di condurre una ricerca, perché il modo di condurre una ricerca riguarda sia l'etica, la deontologia di ciascuno sperimentatore, ma anche, diciamo così, l'influenza che questi nostri comportamenti possono avere sui soggetti che andiamo ad osservare. Quindi il comportamento etico è una delle altre variabili da tener conto nello studio della personalità. La ricerca di personalità invece può essere di, diciamo, due tipi principalmente. La ricerca sperimentale, cioè lo studio delle relazioni causa-effetto tra due variabili, che sappiamo in psicologia vengono chiamate variabile dipendente e variabile indipendente, quindi la variabile indipendente è quella che viene fatta in laboratorio, no? Che viene controllata in laboratorio dagli sperimentatori, mentre quella dipendente, il risultato, cioè l'effetto che ha sulla variabile indipendente, e dunque le ricerche di tipo sperimentali vengono fatte in laboratorio e controllate, preparate, pianificate, già strutturate dagli sperimentatori. Ma la ricerca di La ricerca e lo studio della personalità può avvenire anche attraverso il metodo clinico, la ricerca clinica, cioè la ricerca, diciamo così, che affronta il tema della cura, no? E dunque pensate ai colloqui individuali, soggettivi. Ecco, se la ricerca sperimentale è appannaggio più delle teorie della personalità sui tratti, che poi vedremo, quella clinica è basata invece più da approcci e studi come la psicanalisi freudiana, junghiana, adleriana, ma è principalmente una ricerca di tipo clinico. Dunque, finora abbiamo visto che cos'è la personalità, la differenza tra persona e personaggio, abbiamo visto quali sono i livelli di studio della personalità e dunque, diciamo così, l'individualità di ciascuna personalità e allo stesso tempo l'appartenenza al gruppo e quindi somiglianze e differenze. Abbiamo visto i tre livelli che riguardano la struttura, il processo e lo sviluppo della personalità e infine abbiamo visto i metodi che vengono utilizzati per studiare la personalità. Dunque i dati, dunque gli obiettivi, dunque la ricerca. Che cosa vedremo nelle prossime puntate? Vedremo gli ambiti di studio della personalità, che possiamo dividere in tre grandi macro temi. Le teorie del temperamento, che sono le teorie più antiche, se vogliamo anche superate nella storia della scienza della personalità, le teorie dei tratti, che sono quelle, diciamo, ancora oggi utilizzate, soprattutto di stampo americano, contemporanee, e la psicanalisi, che è stata un'altra branca, un'altra dottrina che si è concentrata sulla personalità dell'individuo. Alla prossima puntata.